Santuario de la Verna. 29 luglio 2021. È stata l'atmosfera suggestiva del santuario francescano della Verna ad accogliere Simone Cristicchi ed il suo spettacolo Paradiso dalle tenebre alla luce. Un'ora e mezzo di grande musica, emozioni, narrazioni e letture. Cristicchi ha ripercorso così il 33° canto del Paradiso. Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce, ho attraversato dubbi e terre desolate, seguendo traiettorie sconosciute, perdendo la mia essenza chissà dove. In questo momento particolare di grande incertezza e di grande confusione, anche di grande crisi, questo spettacolo viene a proporre un messaggio. Il messaggio che la luce, la speranza, la luce, la si può cercare, la si può ottenere. Al fianco di Cristicchi, ancora una volta, Oida, l'Orchestra Instabile di Arezzo, diretta dal maestro Walter Civilotti. È stato un amore a prima vista. Il primo progetto che abbiamo fatto era sul mio repertorio, sulle mie canzoni, e poi niente, ci siamo trovati così bene che quando è arrivato il momento di preparare Paradiso non ho avuto dubbi su dovesse collaborare con me. Grazie al sommo poeta indimenticato, insuperabile, Dante Alighieri. Grazie a ognuno di voi. Buonanotte.